alzi la mano il primo giornalista. Nessuno. Ok, e allora devo dedurre che il mattino è di parte e dello Stato, devo dedurre che Metropolis, sempre invitato, è di parte, vuole nascondere la notizia, devo dedurre altri giornalisti che altri amici di hanno invitato, che non è vero. Noi sì. Ma anch'io. Noi abbiamo riservato un tavolo riservato alla stampa affinché quello di stasera venisse diputato. Probabilmente sono tutti di parte, devono tacere. A proposito di radio, stamattina Radio 105, ne ho sentita una che non la conoscevo, ha detto lo speaker: sapete quanto lo Stato paga ogni anno per le radio libere? Ma non quelle che trasmettono musica, le radio libere di parte, tipo Radio Radicale, solo Radio Radicale prende 36 milioni di euro all'anno. Ma vaffanculo Pamela, e ti permetti pure di fare lo sopra che la fame. 90 milioni di euro per le radio di parte, di partito, per farvi tacere. Allora a questo punto, signori, visto che gli amici giornalisti, mi meraviglio anche di qualche amico giornalista di San Giuseppe Vesuviano che ha dato forfè, io ho mandato un'email, l'ho chiamato due volte, almeno il mattino avrei preferito che fosse presente. Allora faremo come qualche altro partito politico, mentre li intervistano quelli scappano, si chiudono dentro, e allora fanno bene quando li intervistano i grillini che scappano. Ok, allora adesso io vorrei, nel frattempo si riposa Mariano, noi ci siamo organizzati in questo modo, se qualcuno ha delle domande da fare si prenota con la signorina. Non più di un minuto, se qualcuno ha dei dubbi da sciogliere, però vorrei sentire la signora della Terra dei Fuochi. C'è una rappresentante? Ma per sentito dire o c'è fisicamente? Facciamo venire, signora, prego, si accorgi, venga. C'è, prego. E facciamo una cosa di incoraggiamento. Allora, noi, signora, buonasera, venga vicino a noi, prego, venga vicino a noi. Allora, si parla tanto della Terra dei Fuochi, come se la Terra dei Fuochi fosse a 150 km, Mariano. Quando Mariano è venuto per la prima volta a San Giuseppe, che ci aspettava al casello di Valla Campania, ha detto: ma come hai appena detto bene in Campania? Io sento proprio la puzza della spazzatura. E io gli ho detto: Mariano, la Terra dei Fuochi non è mica lontana. Noi abbiamo siti di stoccaggio nascosti nelle zone vesuviane, a Nola, sotto la superstrada, si vocifera che ci sono di dove dappertutto, Terzigno, non dimentichiamo Terzigno. Ma voi immaginate il Parco Nazionale del Vesuvio, dove io tengo un appezzamento di terreno, che non posso recintare, non posso farci un muretto di 20 metri, perché è Parco Nazionale, il patrimonio dell'UNESCO, arriva il governo, voi che ci farà di scarica. E ci prende con i manganelli, perché la discarica si deve fare per forza. Signore, io sono solidale con la Terra dei Fuochi, guardi che quello che è successo lì è successo anche nelle nostre zone. Tanti Vesuvio è strapieno, quindi le passo il microfono, se ha qualche cosa da dire, c'è Mariano, esprima tutto il suo pensiero. Prego. Buonasera, con qualcuno, mi chiamo Elisa, vengo da Maccianise. Con qualcuno prima fuori con Ciro, vero, l'ho conosciuto stasera e altre persone, stavamo un attimo insomma e con quel signore che mi facciamo che non conosco, del quale non mi ricordavo, ci stavamo un attimo confrontando, no? Un po' gridando, ecco, in un modo abbastanza insomma accalorato. Allora, c'erano dei dubbi da parte un po' di tutti noi di fuori, no? Perché forse proprio della mancata informazione. Facebook è il social network, è importantissimo perché le notizie viaggiano, volano in modo veloce, in modo cioè, ma molte persone, lo ha detto prima. Volete intervenire qualcuno? Non solo non sanno, non ci credono. Pensano che questa cosa è non so, una favola. Va bene, questo è il motivo per cui c'è tanta cioè una c'è il dubbio nelle
televisione, cioè come se fosse una pazienza. Allora io sto già dicendo nella mia città, a Marcellise, guarda, vi dico un po' di che cosa si tratta, cioè in verità noi della Campania, Marcellise, che era il triangolo della morte, avremmo una piccola motivazione in più per stare in mezzo alla strada. Quando una domenica io faccio attivismo e faccio parte di un comitato a Marcellise da 7 anni, siamo sulle piazze per far portare a queste persone che i politici e la camorra sono uguali, ognuno fa il proprio ruolo, solo che uno fa il proprio ruolo, la camorra, e i politici invece che dovrebbero usare il proprio ruolo non lo fanno, perché giustamente, cioè, è una cosa sola. Allora, quello che voglio dire è questo, che una domenica mattina, quando c'è, a questo punto stavamo le due, per telegiornare, escono le prime informazioni, cioè le prime dichiarazioni di Schiavone, che 16 anni fa, 20 anni fa, praticamente aveva detto, guardate, ci sono 5 milioni di cittadini che stanno morendo. Il nostro veramente il Presidente della Repubblica Napolitano, che sapeva tutto, che sapeva, ma è poco premato, io penso, va bene? Perché io a fare un giro un po' sugli ospedali, dove ci sono tumori al cervello, di bambini di un anno, due anni, tre anni, ditemi, quei bambini che cosa hanno respirato? I bambini che cosa hanno mangiato? Significa che l'avvelenamento è già venuto. Cioè, voi state ammazzando persone prima di nascere, non so se avete un'idea. E i campani avevano motivo di stare in strada quella domenica il giorno dopo! Il giorno dopo! Ma tutti e 5 di loro! E aspettate, cioè, voglio dire, l'educazione, la cultura, cioè tutta la cultura, noi ci stiamo ammazzando e non facciamo nulla. Ecco il motivo per cui c'è... Di stare zitti, di subire, e a me non basta che il giorno 8 qualsiasi cosa accada, blocchio, io sono disposto a tutto, anche a morire, se mi interessa, va bene? Perché qui non c'è futuro, ok? Però a me non basta mandare i politici a casa. Allora, ascoltate, noi mandiamo, perché entriamo in casa, va tutto bene, sfondiamo, entriamo, mandiamo i politici a casa, non mi basta. Io personalmente, mi sa detta, io voglio che bisogna confiscare ogni bene e ogni bene e ogni soldi si metta di questi trattati, perché non basta solo per la casa, perché ho fottuto, scusate il termine poco corretto, perché questo ci hanno fottuto, per tanti anni, per praticamente milioni di euro in banca, e io sono risposto a me, e questo non mi sta bene. Allora qualcuno dovrebbe prendere i provvedimenti per riacquistare i beni che in tanti anni hanno usurpato. Va bene? Questo è il mio pensiero, io spero che di queste persone che sono sui qua, ognuno di voi possa creare il proprio presidio della propria città. Noi ci saremo lunedì mattina alle 9 a un presidio a Viale Carlo Terzo, no, sapete? All'altezza delle donne. Chi vuole, quindi, a stare con noi, darci una mano, noi siamo qui. Grazie. Visto che purtroppo il futuro è finito, almeno dopo vogliamo sapere come finito, che voi proponete alla platea qua, visto che ogni primo è chiamato a scendere in campo per dare una mano a queste robe. Allora il signore chiedeva, dice sì, una volta che mandiamo tutti quanti a casa, poi che cosa succede? Chi va là? Cioè più o meno trova questa la parola. Allora io posso anche rispondere. No, posso anche rispondere su quello che si farà dopo. Devo dirvi la verità, mi voglio fermare alla demolizione, perché prima voglio vedere la demolizione. Non è facile la demolizione. Io ho detto poco fa, questo è un mostro a 7 destre. Voi pensate che la demolizione è facile?
se vi dico poi che cosa dobbiamo fare dopo, è come dire che qui c'è una casa che sta cadendo. Facciamo il progetto di quella nuova, demoliamo questa, poi metteremo questa volta. Allora, prima fateci vedere la casa che si rialza di nuovo, quella nuova, se ce la facciamo. Qualcuno stasera, in molti anzi stasera qua, possono pensare a una cosa, che chi è venuto dalla Sicilia e si è incontrato con Mike, è un bacio, uno che è uscito di mente e che vuole salvare l'Italia. Io sono un imprenditore che aveva 20 ettari di serre in Sicilia, che ha dovuto chiudere il cancello 2 anni fa, che aveva capito la fine già 4-5 anni fa insieme ad altri, e ho detto io ho chiuso il cancello e ho affittato il terreno, vivo di affitto, tanto per bastare per vivere. Dopodiché mi sono dedicato a questa battaglia, ho quasi abbandonato la famiglia. Qualcuno ci ha preso per pazzi. Quando però l'anno scorso, insieme ad altri, per spiegarti e risponderti, quando però l'anno scorso insieme ad altri, eravamo, vi dico la verità, eravamo 5-6 persone a San Gregorio, il 16 gennaio sera, pioveva, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma va a fare. Siamo scesi dalle macchine sotto l'acqua e ci siamo messi ai caselli a cominciare a fare il volantinaggio, era mezzanotte. La mattina c'erano 15 km di fila, il primo giorno, il secondo giorno 50 pazzi scatenati hanno fatto uscire una Sicilia, gli studenti riempivano le strade, le piazze, c'erano città intere a manifestare come non era mai successo in Sicilia. Abbiamo scritto se vuoi una pagina di storia. Siccome però abbiamo fatto da padre di famiglia, abbiamo fatto un errore fondamentale, quello di sederci al tavolo con il presidente della regione Lombardo che fece un tavolo per la Sicilia e lo portò a Roma. Un errore fondamentale. Sbagliamo. In Sicilia ora ci stanno dicendo questo. In Sicilia ci stanno dicendo dobbiamo ritornare di nuovo sulle strade per non avere nulla e tornare a casa per non avere nulla. Tu pensi che noi vogliamo tornare a casa per non avere nulla vista l'esperienza dell'anno scorso? Benissimo. Abbiamo fatto la cosa. Ci siamo messi in moto, chiedete a Mike come io vengo qua, chiedete a Mike come io vengo qua, poco fa qualcuno mi ha detto ma sta sotto vuol dire una, chiedete a Mike, però ci siamo messi in testa una cosa, siccome guardiamo il panorama, il contesto, l'Italia è addormentata da Maria De Filippi, dal Grande Fratello, dalla televisione, dalla RAI, il pomeriggio, la mattina, il talk show della sera, che ci dicono che c'è la crisi, però ci dicono e ci fanno assuefare alla crisi. Siccome abbiamo detto ci siamo stancati anche noi di sentire noi stessi e di sentire parole, perché qui la domanda non è che c'è la crisi e ci spieghiamo perché c'è la crisi, la domanda è come fare? Se c'è la crisi, come fare? Moriamo? La cattava una volta nel mercato? No. E allora che facciamo? Abbiamo fatto una cosa. Ci siamo messi in moto dopo quel 16 gennaio 2012 che è andato fallito, buco nell'acqua, e abbiamo detto una cosa, siamo andati nel Veneto, siamo andati in Piemonte, siamo andati nel Lazio, siamo andati nella Puglia, poi siamo andati in Campania, poi siamo andati nell'Abruzzo e abbiamo messo in moto delle piccole fiammelle, una si chiama Mike qua, no? Con quattro pazzi di fiammelle, giusto? Ma così, no, non ridete. Se non c'erano queste persone, qui stasera non c'erano qui. Cara amica di un'altra amica, sai che c'è? Per prima parte qualcuno, un pazzo già si lega a parte, in Grecia qualcuno è partito, qui era il tuo pazzo, un pazzo sicuro. In Grecia hanno sbagliato perché poi alla fine gira, siamo di nuovo a terra, benissimo. Però, dico io, siccome la casa che noi in cui siamo sta cadendo e quindi è sicuro che ci siamo sotto, qualcosa ci cadrà sulla testa, l'ammazza. Io almeno voglio fare un'operazione insieme a tanti, abbiamo detto, sai che c'è, ci proviamo, vediamo quello che succede in tutta Italia, vediamo se gli italiani sono d'accordo con noi, se leggi i numeri, non quello che diciamo noi, i numeri devi leggere, il dato di fatto, il 52% dell'Italia non vota più, perché non crede più a nessuno,
il 25% di chi vota ha votato la protesta. Ha votato la protesta. Qualcuno ci sarà contento che ha votato Grillo, no? Benissimo. Abbiamo votato la protesta pensando che la protesta potesse cambiare le cose. Io volevo, non condivido di dirlo la cosa, che vuole fare la razza pura. Io mi sarei sporcato le mani e già una parte l'avrei messa fuori. Ma lasciamo perdere. Opinioni di Grillo e opinioni nostre. Però il problema è che quella protesta non ha avuto nessun risultato. Siamo ricaduti nelle mani dell'ingiusto. Destra e sinistra sono tutti insieme. Hanno ufficializzato quello che hanno fatto per 20 anni. Va bene? Ora che dico, scusami, scusami, tu mi chiedi che cosa verrà dopo? Sinceramente, se avessimo qualcuno alle spalle, potrei risponderti. Ma che cosa vuoi chiedere a me che sono in molti di fame? Che cosa verrà dopo? Io ti posso dire che faccio l'operaio e voglio demolire. Dopodiché, se qualcuno crede in quello che stiamo facendo, e qualcuno, quanti devo dire la verità? Domani ho un appuntamento a pranzo a Palermo. Lo dico, non lo sa nemmeno in Sicilia nessuno. Domani ho un appuntamento a pranzo a Palermo. Comincia a venire fuori qualche imprenditore che ci crede. Guai a pensare che noi ci vendiamo. Guai a pensare che noi stiamo andando a venderci, per capirci. Però perdonatemi, se vuoi il progetto per alzare quella casa e arredarla, ci vuole i soldi. Noi non siamo in grado di risponderti perché noi vogliamo fare solo la demolizione. Dopodiché poi se qualcuno crede a questi uomini che hanno messo in moto la rivoluzione, ne parliamo. Ma non c'è nessuno ancora che ci abbia detto che è stato facendo, anche perché, come hai sentito, la stampa, la televisione non si presentano, perché noi non siamo nessuno, stiamo andando contro il sistema, altro che il nostro assente destra. Qui c'è il potere di Confindustria, c'è il potere delle banche, c'è il potere internazionale, ci sono le lobby finanziarie. Pensate che se salta l'Italia non succede niente in Europa. Ma voi pensate che qualcuno avrebbe potuto dirvi che qua siamo tutti, ognuno ha il suo lavoro, persone per bene, persone normali. Pensate che qualcuno stasera poteva venirvi a dire mettiamo in moto l'Italia? Non siamo pazzi, però è così, se esce l'Italia con le mani in tasca, questi devono tremare. Dopodiché io ti dico che il progetto, il sogno, sai qual è? Intanto, cara amica di Marcianismo, hai ragione tu, ma intanto facciamo la prima operazione. Vediamo se riusciamo a mandarli a casa, primo. Secondo, quello che dici tu, puoi farlo con un provvedimento di legge che dice le pensioni d'oro, anziché votarle a favore, le pensioni d'oro si tagliano, ma quando sei là dentro, perché la legge puoi scriverla solo quando sei là, non è che stiamo andando a fare il colpo di Stato, stiamo andando a fare un'operazione democratica a tutti gli effetti. Stiamo chiedendo la democrazia, quando se eventualmente se ritornassimo domani a dire ora c'è il secondo passaggio, ne parliamo. Ma io non so risponderti oggi di quello che accadrà domani. Ti posso solo dire che intanto demoliamo. Qualcuno mi può dire che quelli che sono affezionati ai programmi a tutto quello che sono più precisini. Non ce l'ho chiedere in questo momento. Non vi so rispondere, vi dico la verità. Non voglio dirvi cose che non penso e cose che non ho programmato. Io voglio dirvi intanto una cosa. Rimettiamo in Italia, l'Italia sul binario, quello della democrazia che ci hanno lasciato i nostri nonni, e poi ne parliamo. Perché qui la lotta non è troppo semplice, non in una settimana, io ti dico che sarà poco. Questi devono capire che questa volta non stiamo scherzando. La dico, spero che ascolti, questa volta non stiamo scherzando. Qualcuno del PDL si è avvicinato, qualcuno dei grillini ci ha detto cosa possiamo fare per voi. Lo sai che fare? Devi dire ad Angelino Alfano che se si è alzata a fare depressione, a mandarci la cenere e arrestarci tutti. Ci sbrighiamo prima, facciamo la Grecia, la facciamo prima. Perché io a Napoli voglio lasciare una rete d'acaro, Mike. Se arrestano qualcuno, date fuoco all'Italia. Se arrestano uno di voi, date fuoco all'Italia. Attenzione, se arrestano uno che è embriaco, ma se arrestano uno non onesto, che sta cercando quello che stiamo dicendo, date fuoco all'Italia. Perché qui vogliamo la giustizia, nessuno si deve permettere di dire, come ha detto oggi, qui ci mandano le carri armate, che ci mandano i carri armati? Ma lì ci vanno i carri armati, che lo spieghiamo prima. Gli italiani ancora non l'hanno capito, ma forse neanche qui abbiamo capito che cosa stiamo andando a fare. Vogliamo liberare un paese, certo di qua, attenzione, non è, ripeto, follia, perché il discorso è uno solo. Siamo o non siamo a mezza merda? Grazie a chi?
Grazie a chi? A chi doveva governarci? Perché le politiche economiche non sono uno scherzo. Le politiche economiche sono quelle che decidono della tua vita e della mia vita. Va bene? Anziché mandarci il postino a casa, che è l'unica soluzione, che dice vai e paga e ripaga, non è possibile. Non ce la faccio più. E tu addirittura, siccome non posso pagare, mi punisci e mi togli casa, azienda, negozio, terreni, mi togli tutto. No, come sbaglio, non posso pagare. Mi hai massacrato, hai sbagliato la politica economica e mi togli tutto. Ma così funziona? Se funziona così, chi ci crede il giorno 8 ci vede, chi non ci crede poi ne parliamo. Però il discorso è dopo, io oggi non posso dire che cosa parlare. Perché qui l'operazione importante è tanto la prima, dopodiché ne parliamo.